Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Tutto è nebbia, tutto è fumo, tutto è vuoto. Stupisce trovare queste espressioni dentro la Sacra Scrittura che mettono in discussione il senso dell'esistenza. In realtà la continua oscillazione del Qohelet tra senso e non senso è la rappresentazione ironica di una conoscenza della vita che si distacca dalla passione per la giustizia, della quale è garante il giudizio di Dio. E la conclusione del libro indica la via di uscita dalla prova. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Questo è il consiglio per risolvere questo problema.